nuova serata dedicata alle visite con i curatori. Oggi vi porteremo a scoprire un'altra parte del Museo Civico di Sinai. Come saprete, siamo chiusi a causa del DPCM del 6 novembre, ma abbiamo deciso chiaramente di sì, stare chiusi al pubblico, ma non rimanere fermi. Quindi c'è un'attività intensa ogni giorno all'interno delle sale museali. Stiamo facendo di tutto e di più, stiamo cercando di ideare nuove attività, creare nuovi progetti, soprattutto per il 2021 che ormai è alle porte. Che cosa faremo questa sera? Che cosa vedrete, anzi, questa sera per la visita con i curatori? Ci troviamo nella sala che ospita la collezione Franco D'Aspro, una sala che è organizzata in diverse tematiche. Sono esattamente quattro differenti tematiche. La prima è dedicata al fascino della Sardegna, quindi tutta una serie di opere che raccontano la Sardegna, diciamo tutte quelle risorse, quegli elementi che hanno affascinato Franco D'Aspro durante il suo arrivo nell'isola. E proseguiamo con l'altra sala invece che riguarda dal disegno ai nudi, quindi tutta una serie di opere che raccontano ecco, il percorso anche artistico dell'artista e si prosegue con tutta una serie di tematiche invece legate all'arte sacra. Parliamo chiaramente di crocifissi e di altre opere che raccontano in realtà una spiritualità molto intensa, molto particolare dell'artista Franco D'Aspro. Direi appunto di iniziare subito. Io sono qua a fianco a questa bellissima testa, è la testa di Franco D'Aspro che si autoritrasse negli anni 40 del Novecento. Quindi era già nell'isola perché Franco D'Aspro, che nasce nel 1911 a Mondovì, arriva in Sardegna nel 1938. Si inserisce in un panorama artistico molto interessante, molto vivace anche potremmo dire, perché chiaramente la Sardegna, nei primi 40 anni del Novecento, era la Sardegna di Francesco Ciuse e della Madre dell'Uciso, che nel 1907 aveva, come dire, trionfato con la critica, quindi aveva fatto decisamente molto clamore con la sua scultura, è la Sardegna di Tilocca, di Tavolara, è la Sardegna di Costantino Nivola che porta il nome della Sardegna fuori dall'isola e fuori dai confini nazionali ed europei, la Sardegna di Maria Lai e di Pinuccio Sciola anche. Quindi un clima davvero interessante nel quale chiaramente Franco D'Aspro si inserisce e a suo modo, ecco, con la sua grammatica, con la sua lingua, con la sua espressione, la sua espressività, racconta la sua visione dell'isola. In questo momento possiamo raccontare anche la sua affermazione. La sua affermazione principalmente avviene dal 1938, quindi quando arriva nell'isola con la sua prima mostra e da questo momento rimarrà nell'isola e la sua avventura, diciamo, isolana. Diciamo, farà fortuna grazie soprattutto a tutta una serie di relazioni che tesserà proprio nell'isola. Ma andiamo subito a vedere le prime opere che vogliamo raccontarvi. Chiaramente, come è già successo la scorsa settimana, non racconteremo tutta l'esposizione, ma faremo un breve racconto di tutto quello che è all'interno delle sale e partiamo quindi dalla sala dedicata alla grafica. Quindi i disegni dai disegni a nudo, scusate. Quindi siamo subito di fronte ad una delle prime opere che abbiamo deciso di esporre, è Il ritmo di danza, è un disegno del 53 e da questo disegno ecco, si può subito intravedere quale fosse l'anima di Franco D'Aspro, un'anima che a giudicare dal tratto era quella di un uomo molto passionale, molto avvolgente e questa passione poi la riversò ovviamente anche nella sua produzione scultorea. Disse di lui Garibaldo Alessandrini, uno scrittore che negli anni 50 dedica un saggio proprio alla grafica di Franco D'Aspro, che senza conoscere, senza analizzare, senza studiare la grafica di Franco D'Aspro non si può capire la sua vera essenza scultorea. Ed è vero che guardando questo tratto così nervoso, in realtà Franco D'Aspro emerge da questo disegno come vero scultore, perché sono due danzatori che, grazie a questo tratto veloce di carboncino, emergono, si muovono anche nella carta.
Dalla grafica poi ci spostiamo alla scultura, quindi come si traduce il tratto di carboncino poi nel plasmare la materia? Dobbiamo dire che intorno agli anni 50 Franco D'Aspro si esprimeva con un linguaggio ancora legato a quegli schemi veristi, propri anche di un realismo che ha fatto suo, diciamo, durante la sua formazione che è venuta principalmente in Campania, poiché da adolescente si spostò con la famiglia ad Avellino, ed è probabilmente in quegli anni che entra in contatto con Vincenzo Gemito, un grande artista italiano del Novecento, napoletano, che appunto si esprimeva attraverso il realismo, un realismo fatto di soggetti davvero particolari. Ma torniamo alla nostra dormiente. Possiamo dire che Franco D'Aspro sapeva come tradurre le forme e soprattutto gli incarnati. Dei nudi, nello specifico del nudo femminile, che tratterà in tutta la sua poi produzione artistica. In questo caso, un nudo che risale agli anni 50 circa, in realtà lo colloca in una dimensione italiana, possiamo dire, perché di fatto probabilmente Franco D'Aspro cita in un certo modo non solo quel classicismo che in questo caso entra quasi in antitesi. E diventa in un certo modo anticlassico, visto che è un gesso che sembra quasi un bronzo, ma soprattutto perché le forme si fanno monumentali, ma contengono allo stesso tempo una morbidità e una loro anche capacità di vita propria, a differenza appunto di un'opera classica, e questo è davvero, davvero importante nella scultura di Franco D'Aspro, e che poi nel corso della sua produzione avrà un'evoluzione completamente differente. Oh bella che dormi su un letto di fior, svegliati e sudando un bacino d'amore. Se un bacio d'offerto amarci dovremmo perfino amori, amarci dovremmo perfino amori, ma tu dormi su morbide piume. Il mio tetto è di nubi e di sassi, tu le notti tranquille le passi, io non trovo sollievo al mio cuore. Tu le notti tranquille le passi, e io non trovo sollievo al mio cuore. Ringraziamo Roberto Deiana che ci ha regalato questo momento, una dedica in realtà alla Dormiente, che appunto dispiace quasi parlare per non svegliarla, e con questa dedica appunto l'abbiamo così accompagnata nel suo sonno. Invitiamo tutte le persone, questa comparirà poi nel video, se volete commentare, se avete qualche riflessione, qualche curiosità, qualsiasi cosa potete commentare nella diretta. Abbiamo un team nella regia che leggerà i vostri commenti, li riporterà qua in diretta e poi chiaramente se conosciamo la risposta ve la diamo. Oggi abbiamo cercato di fare una visita un po' differente, abbiamo organizzato una sorta di interazione col pubblico prima del video appunto della diretta sulla pagina Facebook e quindi già nel pomeriggio abbiamo lanciato una sorta di contest, e cioè scegliete voi quale opera vi piace di più, o tra le due che abbiamo messo in gara, per poter essere poi descritte durante la diretta, proprio perché abbiamo scelto di non parlare di tutte le opere esposte. E quindi chi ha vinto? Le opere in gara erano il Don Chisciotte e Meditazione, quindi due opere che più o meno hanno una datazione molto simile, e ha vinto Meditazione, quindi dedichiamo un brevissimo spazio a Meditazione. Ora, abbiamo visto poc'anzi la Dormiente, Meditazione chiaramente si colloca in una fase artistica di Franco D'Aspro
molto successiva all'addormiente, e cioè passiamo dagli anni 50 agli anni 70, ed è abbastanza evidente ad un primo sguardo appunto che la scultura di meditazione, che intanto è di ridotte dimensioni rispetto a meditazione, e oltretutto è un bronzo rispetto al gesso che abbiamo visto poco fa della dormiente, ha una differenza sostanziale. Questa differenza sostanziale sta non solo nell'aspetto iconologico e iconografico, ma soprattutto diciamo, nel percorso che aveva raggiunto Franco D'Aspro e che riesce a far emergere non solo dal modellato, ma soprattutto dalla composizione formale generale. Vi faccio riferimento chiaramente a delle fasi della vita di Franco D'Aspro molto importanti e che si intravedono dal punto di vista iconologico nella meditazione. E cioè faccio riferimento alla sua appartenenza ad una loggia massonica. Non è così, come dire, immediato il rimando in questa scultura qua, però facendo un'analisi geometrica e quindi iconografica anche di questa bellissima scultura, è semplice intravedere il compasso e quindi tutta una serie di schemi grafici che rimandano proprio a questo mondo qua. Tralasciando questi schemi così spiritualistici appartenenti appunto alla vita di Franco D'Aspro, dal punto di vista artistico, in realtà meditazione si inserisce in un quadro davvero interessante, perché lo possiamo chiaramente accostare ad un'arte molto più internazionale. Faccio riferimento ad esempio a Roberto Giacometti. Le figure di queste due donne che vengono rappresentate nella scultura sono davvero dei corpi esili, dei corpi che in realtà acquistano fluidità, acquistano un linearismo che non erano ancora, come dire, posseduti nella dormiente degli anni 50, ma che in questo caso invece prendono il via, prendono il largo, come dire, e in un certo qual modo le sculture di Franco D'Aspro, i corpi di Franco D'Aspro e nello specifico le due donne di questa meditazione assorbono tutto uno spiritualismo che appunto cerca di protendere verso l'infinito. A questo punto direi che è il momento di spostarci in un'altra delle sale della collezione e quindi da meditazione ci spostiamo verso i capitoli così dell'arte sacra di Franco D'Aspro, che comunque hanno occupato una importante parte della sua produzione artistica. Ed eccoci qui. Abbiamo tre piccole sale che sono dedicate proprio all'arte sacra, alla produzione sacra di Franco D'Aspro, e nello specifico dedichiamo una piccola parte a due sculture che sono davvero importanti, perché ci restituiscono un Franco D'Aspro uomo che chiaramente si appoggiava ad una fede, credeva in qualcosa, che però si dissociava da quella cristianità, da quella religiosità che chiaramente era più diffusa. Quindi Franco D'Aspro, cristiano sì, ma a suo modo. A suo modo, perché chiaramente lui doveva assorbire, doveva conoscere, doveva entrare dentro una dialettica della religione, della cristianità, e lo fece appunto affrontando la tematica dell'Apocalisse. Ed è proprio nell'Apocalisse che, a mio avviso, emerge appunto tutta questa spiritualità di Franco D'Aspro. State osservando la donna che partorisce sulla testa del drago, che è uno dei capitoli più intensi e più interessanti, probabilmente, insieme a Lucifero, e in questo caso è abbastanza evidente come Franco D'Aspro conoscesse in maniera abbastanza diretta l'Apocalisse, perché riesce a utilizzare una grammatica, come dire, formale molto vicina alle parole che noi andiamo a trovare nel capitolo 12 dell'Apocalisse, e cioè quando si parla di una donna vestita di raggi di sole che sta partorendo e mentre sta partorendo riesce a togliere il figlio che tira fuori e riesce a strapparlo via dalla bocca del drago che era appena comparso nel cielo. Ora, come potete osservare, questo è il drago di cui si parla nell'Apocalisse, questa è la regina, questo personaggio qua è la regina vestita di raggi di sole che porta in mano suo figlio, e la metafora chiaramente è riferita alla Vergine Maria che strappa a Gesù Cristo dalle fauci del demonio. Un brano davvero interessante, non solo dal punto di vista, in questo caso, iconografico, scusate, iconologico, ma soprattutto appunto per l'iconografia che decide di utilizzare Franco D'Aspro, cioè un vorticismo di questo drago che cerca di avvolgere
la Vergine Maria, che in questo caso invece cavalca questo vortice perché è più forte e quindi riesce a dominare anche il male. Insieme alla donna che partorisce, abbiamo un altro esempio dei capitoli dell'Apocalisse che viene esattamente poco dopo questo brano qua. E quindi viene raccontato appunto di un angelo che viene cacciato dal paradiso celeste, scusate, e in questo caso Franco D'Aspro, secondo me, si supera davvero tantissimo. Come potete osservare, viene realizzata una scultura in bronzo, anche in questo caso di ridotte dimensioni, è un angelo, lo capiamo perché vengono rappresentate le ali, questo piumaggio che ci dà anche l'idea del movimento, è un movimento chiaramente dato da un aspetto abbastanza semplice, è un angelo che sta cadendo dall'alto verso il basso. Lo capiamo anche dall'allestimento della scultura, abbiamo deciso di posizionarla in maniera tale da dare una dimensione, anche una collocazione ambientale di questa scultura, ed è così che Franco D'Aspro riesce a dare il movimento a questo Lucifero. Un dettaglio particolare da osservare è dato proprio dal volto. Se voi osservate attentamente il volto di Lucifero e lo collochiamo in una dimensione celeste, Lucifero, in un certo qual modo, si spoglia, si sveste degli abiti di angelo e diventa umano, ma diventa umano perché è Franco D'Aspro che gli conferisce un tono di umanità. E da che cosa lo capiamo questo? Non di certo dal piumaggio, non di certo dalla composizione totale, ma soprattutto dal dramma che si legge nel volto di questo Lucifero. È un uomo che sta soffrendo anzitutto perché si trova di fronte a sé il nulla, il vuoto cosmico che sta per appunto attraversare, ma soffre soprattutto perché probabilmente porta con sé il dolore del fatto che suo padre, il Padre Eterno, l'ha appena cacciato da casa sua. E questo, a mio avviso, è un altro dei brani davvero intensi e molto interessanti di Franco D'Aspro. Per chiudere la nostra visita, proseguiamo verso l'ultima sala, passando per la sala dei crocifissi meravigliosi, a cui bisognerebbe dedicare quasi una sola visita a sé stante, ma chiudiamo con un'altra sala, che è quella dedicata appunto alle sculture e ai bozzetti per il piazzale della Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Tutti sicuramente, almeno chi abita la città di Cagliari o la Sardegna, a tutti voi sarà capitato di passare nel piazzale antistante la Basilica di Bonaria. Ed ecco, proprio in questo piazzale sono state posizionate due sculture per celebrare il seicentenario del ritrovamento del simulacro della Madonna di Bonaria. Ora, per chi non lo sapesse, c'è un'antica leggenda che racconta che nel 25 marzo del 1370, nella porticciolo antistante la loro santuario, dedicato appunto alla Madonna, arrivò, una cassa di legno. Che arrivava appunto da un'imbarcazione che era naufragata. E a un certo punto chiamano i padri mercedari per tirare fuori dal mare questa cassa di legno qua. I frati mercedari, aprendo questa cassa, cosa scoprono? Scoprono all'interno una scultura lignea che aveva chiaramente le forme della Madonna di Bonaria, i cui segni erano quelli appunto di portare in grembo il figlio Gesù Cristo, e nella mano destra invece una candela. Questa candela era accesa. E quindi, diciamo, ogni anno viene celebrato poi da quel momento una festa dedicata proprio alla Madonna di Bonaria, che è patrona massima della Sardegna ed è anche patrona dei marinai, tra le altre cose. Quindi per il seicentenario cosa succede? Succede che si decide di celebrare questo evento cercando un artista che commemorasse questo evento qua. E Franco D'Aspro, a giudicare dai bozzetti che abbiamo qua esposti in museo, e cioè la caravella e appunto la Madonna di Bonaria, lo fa in un modo abbastanza, come dire, asciutto, lineare e diretto. Cioè riesce a raccontare questa vicenda qua, accaduta 600 anni prima, in un modo abbastanza semplice. Ci racconta di un mare in tempesta, e quindi ci riporta storicamente ad un fatto realmente accaduto, dove l'imbarcazione appunto cavalca questo mare grosso,
L'imbarcazione poi è guidata da che cosa? Metaforicamente, chiaramente, dalla Madonna, che la porta in un porto sicuro e poi, nel versante opposto, realizza un'altra scultura dove è presente il simulacro che viene gettato in mare dall'imbarcazione e la Madonna, appunto, che emerge dall'acqua e la rappresenta ancora una volta con quelle forme che riprendono questo internazionalismo visto più e più volte ripetutamente, senza dubbio, da Alberto Giacometti. Quindi ancora una volta la Madonna di Bonaria è una donna filiforme, lineare, che appunto protende verso il cielo in un spiritualismo davvero, davvero intenso e interessante. La visita all'interno della collezione di Franco D'Ascoro di quest'oggi termina qui. Io vi ringrazio di aver seguito questa visita, spero che appunto sia stato di vostro gradimento e colgo l'occasione per invitarvi agli appuntamenti di questa settimana che verrà. Abbiamo in programma tantissime, diciamo, attività sempre virtuali e iniziamo giovedì prossimo con una presentazione di un libro di Carlo Sorgia. Venerdì ritornano invece gli appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica con l'appuntamento di Cibo, Salute e Tradizione e sabato prossimo invece chiudiamo le visite con i curatori insieme alla direttrice Isabella Seni che ci racconterà la collezione archeologica del Museo Civico di Siena. Io vi ringrazio nuovamente e vi auguro una buona serata.